Viaggiano su binari diversi Notaresco e Porto d'Ascoli, la squadra di Bruno e la disperata ricerca di punti utili per avvicinare quantomeno la zona play-out. I marchigiani intendono festeggiare un successo che manca da 5 turni. Classico albero di Natale per gli abruzzesi con Scimia e Defendi a supporto di Romano, ospiti che affidano le velleità offensive a Napolano, Battista e Buonavoglia. Fischia Alessandro Recchia di Brindisi. Dopo un'azione insistita è Daloia a provare con una rasoiata che soffia fuori di poco. Il Notaresco gestisce le operazioni e passa in vantaggio. Angolo di Pezzi, Gelsi tutto solo di testa, batte il portiere ospite. Dopo aver incassato il gol, il Porto d'Ascoli cerca di alzare il baricentro ai giri del motore ma senza creare problemi a Sciba. Sono i padroni di casa a insistere negli spazi, bordata centrale di Forcini bloccata in due tempi da testa. Capovolgimento di fronte, clamorosa palla gol per il raddoppio, Defendi, serve Forcini tutto solo, Sensi salva a ridosso della linea. A pochi giri di lancette dall'intervallo, primo tiro in porta per i marchigiani, Battista si accentra ma il tentativo è troppo debole. Nella ripresa le squadre si affrontano a viso aperto e sale l'agonismo. Bordata di Napolano dai 30 metri, ottimo riflesso di Sciba. Scimia e Defendi cincischiano nella stessa azione e il Notaresco manca l'appuntamento col raddoppio e rischia poco dopo. Massimo sforzo Porto d'Ascoli, monumentale Sciba sulla conclusione a colpo sicuro di Rossi. Il portiere salva il risultato e blinda la porta. Il collega Testa non è da meno nel neutralizzare il tiro di Bartoli. Di nuovo pericolosi gli ospiti da calcio da fermo con Rovinelli che sfiora il pallone sotto misura ma non inquadra la porta. L'ultima occasione ospite capita sulla testa di Sowe, ben servito da Verdesi, il tentativo si rivela un nulla di fatto. Nel recupero Romano e Cardinali falliscono un ghiotto contropiede che aumenta l'ansia dei tifosi ma il triplice fischio è festa per il Notaresco. Tre punti fondamentali che permettono di guardare con maggiore fiducia ad un infuocato finale di stagione. No, ma noi sapevamo che oggi era una carta per poter guardare avanti, perché classifica alla mano, la nostra posizione ci rende tranquilli in ottica salvezza, e quindi era giusto per il rispetto del nostro lavoro, per il rispetto di quello che abbiamo costruito e fatto in questi 3 anni e per il rispetto della società, fare un tentativo per cercare di andare a prendere qualcosa di più. Sono partiti meglio loro e lì siamo stati puniti purtroppo. E la nostra è una squadra che nel momento in cui sbaglia qualcosa viene punita. Questa è la nostra storia ed è sempre stato così. E peccato, perché poi le occasioni le abbiamo avute, e qualche episodio di dubbio c'è stato sicuramente, il gol annullato di Buonavoglia, 2 episodi nella ripresa, il fallo di mano sull'occasione di Luca Rossi e su Lorenzo Pasqualini, qualcosa è successo, però non è a questo che ci attacchiamo. Hai ragione, effettivamente questa partita pesava, i punti pesavano, erano importanti, siamo contenti, siamo felici perché secondo me abbiamo fatto anche oggi una buona gara, potevamo fare qualche gol all'inizio, potevamo chiuderla. Poi in qualche circostanza un po' fortuita loro hanno trovato qualche occasione, ma è stato bravo Clevis a metterci una pezza, però tutto sommato credo che sia una vittoria meritata. Sì, sono abbastanza soddisfatto, anche se preferivo fare qualche gol in più, vista diciamo, la mole di gioco e di situazioni favorevoli. Che è sempre il cruccio di questa squadra. Sì, però noi ci lavoriamo, ci stiamo lavorando con continuità. E da qui alla fine ci continueremo a lavorare per far sì che di trovare qualche gol in più.